Nel sedicesimo anniversario dell'eccidio di Castello Estense, tricolori e fiamme nere, rappresentanti ciascuna un caduto ferrarese, garriscono sulle feritoie della loggetta donde partirono i micidiali colpi dei sovversivi che il 20 dicembre 1920 immolarono i primi fascisti del martiriologio ferrarese. Il ministro Rossoni, in rappresentanza del Duce, presenzia lo scoprimento della lapide che, ricordando il sacrificio di Franco Gozzi, Natalino Magnani e Giorgio Pagnoni, glorifica lo squadrismo della vigilia. In seguito, Sua Eccellenza Rossoni ha inaugurato la nuova caserma del Littorio, destinata ad ospitare la 75esima Legione della Milizia.